Siamo arrivati alla nona tappa di avvicinamento al festival, saremo a Castel del Monte, lo avevamo detto a dicembre a Santo Stefano che sarebbe stata la tappa in cui avremmo approfondito le tematiche riguardanti la transumanza e ovviamente la pastorizia, e a Castel del Monte è affidata questa importante giornata di ragionamenti che si stanno mettendo in piedi non solo in Regione Abruzzo, e per questo avremo la presenza del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, ma lo si sta facendo nel centro Italia, centro sud Italia, quindi noi rientriamo pienamente in un'ottica di valorizzazione dei nostri territori dal punto di vista della storia e la pastorizia. La transumanza per noi e la pastorizia è un'attività secolare che non si riferisce solo a un lavoro, ma è davvero entrata nelle nostre tradizioni e nella nostra cultura. Quindi può essere esaminata a tutto tondo e grazie all'aiuto di ospiti importanti, degli storici, riusciremo a testimoniare questa grande tradizione castellana. Attraverseremo anche i luoghi della storia del borgo, non dimentichiamo che Castel del Monte è anche il luogo che già ha ospitato il Festival Nazionale dei Borghi più belli d'Italia qualche anno fa, con un grande successo a livello non solo nazionale ma anche europeo. Anche museo diffuso, può spiegarlo? Castel del Monte ormai da tanti anni ha un museo diffuso, ossia all'interno del centro storico sono state allestite diverse case che hanno ognuna un tema, che può essere quello della lavorazione della lana, della pastorizia, c'è la casa antica dove si vede come vivevano anticamente le persone, come era allestita una casa dell'epoca di Castel del Monte. Quindi i nostri ospiti dopo il pranzo faranno un giro lungo il borgo di Castel del Monte e visiteranno questo museo diffuso. Questo nuovo riavvio di produzione di lana filata che consentirà di rimettere in gioco l'attività artigianale locale significa tanto, significa che c'è speranza, c'è prospettiva. Così come la lana di cui abbiamo parlato, ci sono prodotti tipici come il formaggio e l'attività connessa, quindi la pastorizia, che è finalizzata alla riattività, cioè a rimettere in gioco le energie nuove. Sono giovani locali, è una terza azienda che è nata a Castel del Monte e che produce prodotti di altissima qualità, quindi è un aspetto molto positivo che fa ben sperare per i nostri borghi.